Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBE. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto alla puntata numero 15 di Almeno Due Pagine al Giorno, l'appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Questo è l'appuntamento del sabato perché da un paio di settimane, da una decina di giorni, diciamo quantomeno, Almeno Due Pagine al Giorno è diventato anche un appuntamento quotidiano, al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11. Io voglio ringraziare Matteo Crespo che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. San, la sigla di Almeno Due Pagine al Giorno, è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate per ascoltare RBE e per vedere anche RBE in streaming sempre sul sito rbe.it, in radio FM 8780 a provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 in provincia di Cuneo, 9150 in provincia di Imperia, 101,10 in Val Bormida. In TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+ in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria nelle province di Savona e Genova. E buon pomeriggio a Esperanza Kuzuimana in collegamento con noi. Ciao Esperanza. Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ciao, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere tornata a RBE. Insomma, voglio ricordare ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori che Esperanza è stata voce con un programma culturale un po' di tempo fa all'interno di RBE, quindi io sono molto felice anche per questo, insomma, per averti accolta nuovamente qui a RBE e per ragionare intorno a un libro che, ti dicevo poco fa fuori onda, mi ha insomma riportato alla mente tutta una serie di cose che ho vissuto, anche di ragionamenti fatti che continuo a fare e che ho vissuto anche nella mia vita in passato. Tra poco parleremo del tuo libro, ma intanto voglio inquadrare per i nostri ascoltatori, per i nostri spettatori, Esperanza Kuzuimana, che è nata nel 1991 in Ruanda ed è cresciuta in provincia di Brescia, ha studiato all'Università di Trento e poi ha frequentato la scuola Holden a Torino, dove vive. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro intitolato E poi basta, manifesto di una donna nera italiana per People, e il libro di cui parliamo questo pomeriggio è tutta intera il suo primo romanzo, uscito per la casa editrice 2022 il 6 settembre. Allora, Esperanza, insomma, è un libro che insomma, affronta temi complessi, sono temi che, sui quali, come dire, molto spesso in questo paese si fa fatica a fare i conti, no? Perché tu hai scritto, insomma, quando il tuo libro è uscito, hai detto che questo è un libro che riguarda i temi dell'appartenenza, dell'identità, delle seconde generazioni, della scuola, e anche parla, come tu dicevi in un video, anche di paure sparse, diciamo, del personaggio che è la protagonista, che è Sara Righetti. Sara Righetti, una ragazza, che è una giovane donna in realtà, che è stata adottata e che vive in una cittadina, in un paese, insomma, poi sarai tu a dirci meglio, no? Può essere i nostri paesi, le nostre cittadine, no? Un paese attraversato da un fiume, il Sele, no? Che diventa una sorta, come dire, di Rubicone da attraversare, che Sara diciamo attraverserà per comprendere un po' meglio quello che è e per frammentarsi, ecco, insomma, non uso a caso, diciamo, anche
questo verbo, questa espressione, no? E leggo anche che questo è un libro che, insomma, nasce prima di tutto da un elemento di rabbia molto forte, che si è poi diluito, diciamo, nel corso del tempo. Intanto, non per banalizzare, ma per cominciare, diciamo, anche a mettere le mani dentro la materia viva di questo libro, perché dopo aver scritto il tuo, diciamo, il tuo primo libro, in cui, insomma, raccontavi, insomma, la tua vicenda personale, no? In quel manifesto di una donna nera italiana e poi basta, di 4 anni fa ormai, hai deciso, come dire, di usare un'altra forma letteraria e di entrare dentro la letteratura pura, perché ci tengo a dire subito che questo è un romanzo di letteratura pura in cui ci si perde, ci si ritrova a pezzi anche noi lettori. Ho fatto questa esperienza, Speranza, se mi permetti, no? Di aggiungere, diciamo, il mio pezzo personale di lettore del tuo libro, perché decidi di raccontare questa storia attraverso la forma, diciamo, del romanzo puro, che ha una trama lineare ben definita, ma che poi ha un milione di rivoli in cui, diciamo, entrare nella prima, nella seconda, nella terza, in più letture, perché questo è un libro che richiede, secondo me, anche più letture. Speranza. Mamma mia, sì, è un libro Troppa che roba, richiede più vero? letture, ma sì, no, è molto bello, per me è sempre molto bello in questo periodo che sto andando in giro a portare questa storia, ascoltare che cosa le persone hanno visto. Forse è la parte più complessa dello scrivere come lavoro, perché vuol dire davvero lasciare le tue storie, lasciare le tue parole agli altri, vedere che cosa combinano con quelle. E questa è una storia presente, presente, contemporanea, così tanto secondo me che spesso a me prima di tutto sfuggono i confini, perché mi rendo conto che quello che ho scritto non è una cosa di un passato elaborato, ma di un presente che continua a trasformarsi. Partendo dalla tua domanda, io volevo solo scrivere romanzi nella mia vita, io volevo solo fare narrativa, solo che la realtà in cui viviamo non mi permetteva 4 anni fa di poter fare quello che volevo, di poter semplicemente scrivere storie, raccontare storie, perché era troppo importante mettersi in prima linea, o almeno io ho cercato di mettermi in prima linea con gli strumenti che avevo, per fermare quello che stava accadendo. Io non dimenticherò mai cos'è stato l'anno 2018 per l'Italia, per le persone nere o come si dice razziali. E la rabbia, quella rabbia che hai citato anche tu, è venuta tutta fuori. È un libro, il primo che ho scritto in un'estate in cui ho dovuto canalizzare tante cose perché volevo e dovevo liberarmi da quella rabbia, da quella frustrazione, dalla paura e dal senso anche di essere soffocata, proprio perché poi io avevo il desiderio, proprio a partire anche dal titolo, no? E poi basta, avevo il desiderio poi di incominciare quella che spero possa essere la mia vita, la mia carriera di autrice di storie inventate, perché la creatività, la fantasia, tutto quello che fa parte, no, di questo mondo, di poter veramente usare le parole per dire, per raccontare, sono sempre stati il mio obiettivo. Io mi sono trasferita a Torino nel 2015 per frequentare la scuola Holden, per scrivere, per fare quello. È stato un percorso un pochino tortuoso, un pochino difficile, no? Con delle Certo. uscite, con delle soste, però sapevo che volevo arrivare a quella cosa lì e quindi mi sono anche data il tempo in qualche modo. Ed è stato poi bello, ed è molto bello secondo me, riuscire anche a mantenere quella che a me piace chiamare tanto una coerenza emotiva, nel senso che e poi basta, è tutta intera, sono uno il figlio, uno il fratello dell'altro. Però io alla fine quello che voglio fare, vorrò fare, sarà sempre poter stare sulla strada del romanzo, quantomeno sulla strada delle parole. E allora, ovviamente, diciamo, il mio pensiero conta come il due di picche, ma ovviamente l'invito è a rimanere su quella strada, che è la strada della letteratura, perché questo romanzo è un romanzo che, quelli che parlano bene dicono che esistono i romanzi urgenti, i romanzi necessari, no?
Io posso, diciamo, mi posso spingere, ovviamente, ti prego anche di farmi notare se sto dicendo delle baggianate, perché anche in base alla musica che ascolteremo tra poco, no? Questo è un libro che ha l'andamento, l'andatura, no? Dal mio punto di vista di lettore, sono semplicemente un lettore, Esperanza, no? Ha questo andamento hip hop, no? Ha questa urgenza di racconto, no? Molto spesso si accavallano i pensieri, gli incontri, gli sguardi, no? E sembra un'onda del mare che è inarrestabile anche nella produzione dei dubbi. È questo che ha molte più domande che risposte dal mio punto di vista. Quindi trovo questo libro molto diciamo, necessario da leggere proprio per questo, perché, come dire, la cultura hip hop, che non è la mia cultura diciamo, di provenienza, io diciamo, ho un altro tipo di cultura di provenienza, però ho provato a interpretare e a comprendere in questi anni, diciamo, anche un linguaggio come quello, e tra l'altro anche nella musica che ci proponi oggi avremo modo di ritornare, diciamo, su quel modo di raccontare determinati mondi. C'è questo movimento inarrestabile che è il movimento del mare, diciamo, e che è il movimento della parola, del rap, che in questo libro è veramente molto, molto presente e che ci porta con sé, diciamo, no? Perché tu in una delle tue presentazioni hai detto che siccome non ti piacciono le cose facili, tu abiti la complessità, no? E ovviamente non le mandi mai a dire, perché siccome in questo romanzo si parla moltissimo di, diciamo, uno dei temi cardine, quello dell'adozione, no? Io voglio portarti a riflettere anche su, diciamo, su quelli che sono gli stereotipi da smontare rispetto all'adozione, perché tu l'estate scorsa, in piena estate, prendi diciamo, un articolo che ti è stato segnalato, no, di Repubblica, in cui si parla dell'ennesima storia di redenzione di una famiglia, di una donna italiana che salva, diciamo, un bambino nero, diciamo, no, e che si prende cura, smontando, diciamo, pezzo per pezzo, anche in punta di provocazione, ma neanche tanto, diciamo, quelli che sono gli stereotipi intorno alla fatica e alla complessità di un fenomeno, quello dell'adozione, che molto spesso, quasi sempre, al 99%, parla dei genitori, ma non parla di chi è stato adottato. Perché, come tu dici, e lo si capisce anche dentro il tuo libro, l'adozione è un'esperienza che dura tutta la vita, no, Esperanza? Esatto. Sì, il mio obiettivo principale è stato proprio quello, raccontare questa storia da un punto di vista che per assurdo è sconosciuto. Io lo dico sempre, l'adozione, soprattutto quella internazionale, in Italia c'è da tanto tempo, cioè almeno negli anni 70 sono iniziate le prime adozioni internazionali. Magari quella degli anni 70 è stata una generazione di pochissimi bambini che adesso appunto sono donne e uomini adulti che a loro volta hanno delle famiglie, però poi negli anni, soprattutto pensare appunto fine anni 80 a inizio anni 90, si è sviluppato tanto come realtà. E per me era assurdo negli anni passati rendermi conto che gli unici punti di vista che avevo a livello culturale, a livello anche di fruizione artistica, fossero dal punto di vista dei genitori. Io volevo raccontare, voglio raccontare questa storia dal punto di vista dei veri protagonisti, delle vere protagoniste, i bambini e le bambine adottate. Ma non volevo solamente fermarmi lì. Per me è stato importante in questo libro parlare delle paure, le paure dei bambini adottati, perché sono dei concetti, delle sfumature, dei livelli, tanti livelli che spesso vengono taciuti, spesso vengono anche assopiti dagli stessi protagonisti, perché non hanno le parole per dire certe cose. Per me uno dei momenti più forti nella stesura di questo libro è stato proprio prendere con le paure e metterle su carta, proprio con delle domande, con delle frasi molto forti, molto nette, che hanno permesso prima di tutto a me come autrice di tirare fuori qualcosa di luminoso, perché comunque anche, io dico sempre, anche nel trauma dell'adozione ci può essere una luce. Sta tutto nel momento in cui noi cerchiamo di prenderci la responsabilità di come vogliamo affrontare questa cosa. Quell'articolo, che poi fa parte di una catena di articoli che durante l'estate vengono fuori in Italia, e non riesco, ancora non mi capacito di come possa essere possibile questa cosa. Sistematicamente. Sistematicamente, ecco, quell'articolo aveva tirato fuori un sacco di mancanze, ma soprattutto un sacco di disattenzione a livello anche lessicale. Parlare di adozione quando si tratta di una donna che si prende cura momentaneamente di un bambino figlio di una donna che sta lavorando in quel momento sulle spiagge del nostro paese è fuorviante, e noi non possiamo, proprio perché c'è una
conoscenza molto limitata di questo mondo. Certo che l'adozione è una nicchia, l'adozione internazionale ancora di più, ma abbiamo bisogno di conoscerla e di riconoscerla questa realtà, perché poi ha a che fare con il nostro presente. I ragazzi e le ragazze adottate, una volta che escono fuori dal nucleo familiare ed entrano nel mondo reale con dei tratti somatici che parlano delle loro origini, questi ragazzi non hanno gli strumenti per poter capire e comprendere quello che gli accade perché nessuno parla di questa cosa. Quindi questo testo per me era un testo per poter aprire questa finestra, aprire questi dubbi. Tu parlavi prima, no, dell'hip hop, dei dubbi che aumentano. Per me era importante, nella voce di Sara, che non l'ho voluta fare come, non l'ho voluta raccontare come protagonista perfetta, ma l'ho voluta raccontare come protagonista reale. Io volevo stare vicino alla verità. E la verità, se sei una persona con un'identità frammentata, è difficile ed è piena di dubbi. I dubbi sono costanti, però questo non significa che non possa esserci una risoluzione. Io non volevo trovare una risoluzione, per me i libri non devono dare risposta, almeno io la vedo così, devono dare tante domande. Questo testo io ho provato a mettere tutte le domande possibili e capisco magari che adesso sto incontrando anche delle classi e spesso i ragazzi e le ragazze mi dicono: ma io non capisco perché non sappiamo che cosa succederà. E a me piace tanto invece l'idea che proprio in quei dubbi, in quelle domande, ognuno di noi possa trovare, no, la nostra versione di risposta, perché poi se il libro non diventa strumento, allora che cosa è? Assolutamente sì, e tutte queste domande sono domande, diciamo, che ci fanno anche bene, no? Insomma, senza avere, come dire, assolutamente la necessità di trovare la risposta e poi la risposta giusta. Intanto siamo al primo passaggio musicale di Stromae, questa è Papaoutai. Papaoutai di Stromae dall'album Racine Carré uscito per Mozart, Mercury, Vertigo, Universal il 16 agosto del 2013. E Speranza, questo è un pezzo, è un brano clamoroso, anche il suo video che tra l'altro, insomma, ho provato un po' a monitorare le visualizzazioni, anche, insomma, visto che oggi, come dire, anche il successo di un brano, di un disco, di un artista viene anche misurato, diciamo, attraverso le visualizzazioni, ma questo è un video che ha anche, diciamo, raccoglie, come dire, numeri davvero impressionanti. Alla fine di dicembre era stato visto per 900 152 milioni di volte, per cui insomma questo la dice lunga anche sulla capacità anche di penetrazione, diciamo, anche di questo artista che ha un'idea molto chiara di mondo, ma anche qui piena di dubbi, piena di complessità, piena di come dire, di ragionamenti intorno alle cose, perché parla di una storia che credo ti appartenga anche in qualche modo, mi permetto di dirlo anche in punta, diciamo, in punta di piedi, perché parla, come dire, di una storia, come dire, che è legata al genocidio in Ruanda, no? Per cui deriva dal dolore provato, insomma, anche dal cantautore dopo aver scoperto la morte di suo padre, no? Durante insomma, la guerra civile. Per cui banalmente ti chiedo perché Papaoutai, perché Stromae, perché anche il testo, tra l'altro, di questo brano è un testo davvero molto bello e molto efficace e molto ficcante. Esperanza. Sì, io ricorderò sempre la prima volta che ho sentito questa canzone, non conoscevo minimamente l'autore e mi aveva sconvolto profondamente questa unione, no? Di questa musica che poi è stata suonata nelle discoteche di tutto il mondo e questo testo. Io, avendo sempre studiato il francese, essendo sempre stata innamorata della lingua francese, è un testo che sono andata a cercarmi subito ed fu sconvolgente rendermi conto delle connessioni, no? Stromae è metà di origine ruandese esattamente come me e parla all'interno di questo testo di questa sparizione di questo padre, di questo conflitto che determina la sua vita e tutto l'andamento del suo futuro. Sono molto legata all'artista, mi sono molto legata al lavoro che ha fatto, poi Stromae è sparito dai radar per 7 anni, è tornato l'anno scorso e io a luglio quest'estate sono riuscita ad andare a sentirlo in concerto perché era uno dei sogni della mia vita, no? Io me l'avevo prefissato come desiderio, come veramente come sogno ed è stato forse un po' un cerchio che si è chiuso insieme appunto a un tatuaggio che mi sono fatta proprio col titolo di questa canzone, una canzone che io so che ogni volta in cui l'ascolto ho come l'impressione di rievocare un passato, una storia, una traccia della mia vita personale, dove appunto come si dice sempre, no? Dove la storia, la mia storia con la S minuscola è incontrata quella con la S maiuscola
piccola e non posso mai dimenticarmi del fatto che me la porto addosso, nonostante appunto da questa parte del mondo, in Occidente, del genocidio del Ruanda, se ne è parlato con termini di ovviamente incredulità quando stava accadendo, perché non si aveva la percezione di quello che stava accadendo, ma poi appunto il tempo ha un po' cancellato, il tempo ha un po' tenuto a distanza con la storia. Invece io che mi sento portatrice in qualche modo di questa storia, perché io sono sopravvissuta al genocidio del 94, sento di avere un po' l'onore e l'onere di portarlo, ed è bello quando ci sono degli altri artisti che ti promettono di non fare da sola questa cosa. E tra l'altro, a proposito di bambini e di bambine che tu hai citato anche poco fa, no? È importante, diciamo, più che mai in questo libro, secondo me, fare un testa coda, diciamo, e andare, tanto, insomma, con questo non è che voglio svicolare, perché, insomma, avrei da farti questo pomeriggio un'infinità di domande intorno ai contenuti di questo romanzo, insomma, cercherò di contenermi, però, insomma, il testa coda riguarda, una delle due pagine che tra poco, insomma, citeremo, che è l'incipit del libro, e la pagina dei ringraziamenti. La prima e l'ultima, perché di bambini e di bambine, tra i vari ringraziamenti che ci sono in questa pagina, più o meno, pagina, è un terzo, diciamo, di ringraziamenti, le bambine vengono ringraziate, i bambini sempre, perché sono nel buono e dalla parte giusta della storia, no? Questo mi sento anche io nel mio piccolo di condividerlo, perché insomma sono davvero d'accordo con te rispetto alla centralità, diciamo, dell'infanzia da proteggere, ma anche, come dire, da considerare dentro la loro complessità, insomma, quando se ne parla, perché insomma ci è capitato anche di ragionare intorno a questo tema qualche settimana fa con un libro che parlava esclusivamente, diciamo, di infanzia e di complessità. E ci sono un sacco di nomi che tu dici molto spesso nelle tue interviste, ma anche nel tuo romanzo, no? I nomi che per la prima volta vengono scritti e poi letti e pronunciati per come sono, perché molto spesso, diciamo, la prima barriera, il primo elemento di discriminazione è questo schermarsi dietro, vabbè, ma è difficile da leggere il tuo nome, no? È complicato, no? E quindi tu li scrivi tutti per esteso e dai dignità ad ognuno di loro, sono veramente tanti i nomi, e quindi è bellissimo anche vedere quanto ci sia questo campo aperto di gratitudine da parte tua, no? Sì, ma se scrivi, se scegli di scrivere nella vita, non puoi non ringraziare le persone che ti tengono in vita. I miei amici, le mie amiche, lo sanno che molto di quello che c'è in questo libro, che ho scritto appunto in 6 anni, arriva dalle conversazioni, arriva dalle cose che ci siamo dette o da quelle che loro mi hanno raccontato pensando che io non stessi ascoltando. Scrivere è anche cercare di restituire indietro qualcosa. Per me questo libro, proprio come lo scrivo nei ringraziamenti, era per loro, per noi, no? Per questa realtà che è viva, che pulsa, che tiene, no? Questo paese in vita insieme a tutto quello che gli appartiene. E per me era fondamentale scrivere tutti i nomi. Io, una delle cose che faccio sempre è guardare, no? Nei libri che leggo quali sono i ringraziamenti, e in Italia un po' mi dispiace perché vedo che le pagine dei ringraziamenti sono sempre super risicate. Io forse è un'indole mia quella dovuta all'essere grata rispetto alle cose che mi sono capitate, però mi ricordo che lo dissi subito alla mia editor quando mi disse: ah, guarda, devi preparare la pagina finale, ringraziamenti. Io ho detto: guarda, io so che saranno tanti, e ognuna di quelle persone c'è in questo libro, ovviamente in dinamiche, in modalità che non sono chiare se non a me e alla persona che legge, ma non potevano non esserci, e non poteva anche non essere aperto questo campo. Cioè, tanti nomi in questi mesi potrebbero essere aggiunti, e per me è bello il fatto che davvero ci si possa ritrovare, davvero ci sia la possibilità di dire: ok, allora faccio parte di qualcosa. Perché per me scrivere, per quanto appunto nella fase produttiva, è una questione estremamente solitaria e non se ne parla mai abbastanza di quanto gli scrittori siano soli, secondo me, sotto un certo punto di vista. Però poi scrivere può diventare un'azione collettiva, e io desidero che questo libro
diventi il più collettivo possibile. In ogni spazio in cui lo porto, io cerco le persone per cui l'ho scritto. E ovviamente quando dico questo libro è su di noi e per noi, ovvio che per me un altro intento che è molto importante, però è anche molto complesso, è quello di non essere escludenti, però, no? C'è sempre quel rischio, no, di autoghettizzarsi. Per me, proprio per la mia esperienza di vita che mi ha portato a stare tra due mondi, che è uno dei concetti che ho cercato anche di raccontare. A me piace l'idea che con le parole questi mondi possano comunicare tra di loro, possano incontrarsi in qualche modo, perché secondo me è l'unico modo in cui questo paese può davvero trasformare la contaminazione in una possibilità. E io spero appunto con queste storie di renderla reale, questa possibilità anche in una versione minuscola, però c'è, A che è tutte le persone tangibile. che, a tutte le persone che citi e che ringrazi, a tutte le persone a cui almeno una volta nella vita hanno detto che avevano un nome difficile, una pelle difficile, una storia difficile. Questo libro è per Saïd Vizin, la cui storia è stata sui giornali, tra l'altro, no, 2 anni fa, più o meno 1 anno e mezzo fa, e poi, come sempre, diciamo, queste storie finiscono, come dire, nel dimenticatoio, insomma, in attesa di altre tragedie. Questo libro è su di noi e per noi, finalmente. Finalmente io lo sottolineerei, diciamo, tante volte, perché è veramente un libro che, insomma, quando arrivi in coda dici finalmente, ma lo dici anche mentre lo stai leggendo. È un finalmente la lettura di questo libro, la cui partenza, il cui incipit è una delle due pagine che tu ci segnali e che, se mi permetti, anche qui, e ha tutti, diciamo, gli elementi di un incipit folgorante, perché è la storia di questa bimba, no, piccolina di 7 anni, che ruba la candeggina dall'armadietto e leggo delle pulizie e la porto in bagno, aspetto che mamma vada in giardino a curare le piante, prendo la sedia e mi ci arrampico e cerco la bottiglia bianca con l'etichetta blu. Perché da piccolina Sara tenta, come dire, come dire, con la candeggina quasi di annullare una differenza, no? Se vogliamo, no? Nella sua ingenuità di bambina, insomma, nel suo tentativo di, come dire, di rendere tutto più potabile, no? Più passabile, no? Io ti chiedo scusa se magari non riesco a trovare le parole giuste, ma, insomma, come dire. Alla pagina 4 ero già lì in difficoltà, avevo detto: ma scusami, ma se l'attacco è questo, diciamo, questo sarà un libro che, insomma, ci metterà, noi lettori, ci metterà davvero particolarmente in difficoltà. E meno male, diciamo, finalmente, ecco che torna quel finalmente, un libro che ci mette davvero in difficoltà, perché non fa sconti, diciamo, non è edulcorato come libro, no? Perché questo attacco, ecco, posso chiederti spudoratamente perché, insomma, perché questo attacco così? Ma Se, ammesso che ci sia, io un perché. no, no, c'è un perché. Io sono una grandissima fan dei bambini e lotto tantissimo perché passo tanto tempo con loro e perché ho protetto tantissimo la mia parte bambina rispetto a tante cose che mi sono successe. E lotto tantissimo sul fatto che dobbiamo smetterla di sottovalutarli. Perché i bambini hanno un modo di percepire, di assorbire le cose, di provare a dirle che è molto più diretto, esplicito e anche doloroso degli adulti, perché gli adulti con la crescita, con le regole, con la vita, no? Che ti passa attraverso, spesso poi dimenticano come si faccia ad essere diretti, onesti, sinceri. Invece i bambini quella cosa la mantengono viva e per me era importante iniziare questo testo con l'assunto principale che ha questo testo. Cosa significa voler far di tutto per far sì che la propria identità sia rispecchiata con quella delle persone che ti amano e che ami. È la scena più, per me, uso questo termine con cognizione, più violenta di questo libro e volevo che fosse la prima perché volevo che rimanesse. Io non volevo scrivere un libro dove la pornografia del dolore, la sofferenza, le discriminazioni, non so, aggressioni razziste ci fossero. No, io volevo scrivere un libro su altro, però ho anche capito che il modo per, usiamo sempre questo termine molto tecnico, agganciare, no? Il lettore, dovesse essere chiaro, no? E dovesse essere lampante, non potevi scappare da quella cosa lì. E Sara, che ha 7 anni, che ama questi genitori più della sua vita, vuole fare l'unica cosa che non può fare, cioè diventare bianca come i suoi genitori.
E tutto il libro poi parla di questo, ti parla cosa significa desiderare così tanto una cosa e poi rendersi conto che forse no, dietro quel desiderio c'è dell'altro e cercare di capire se si è disposti a capire che cosa c'è, perché forse la risposta sta lì, no? I dubbi, le domande, le paure stanno tutte lì. Sono disposta a capire perché mi fa così male non essere uguale ai miei genitori, sono disposta a capire perché mi fa così male non essere uguale a questi ragazzini e ragazzine di seconda generazione che incontro. E lei ciclicamente ritorna di fronte a quell'armadietto. Io volevo che lei avesse sempre quel dubbio, avesse sempre quella parola. E questa prima scena era il modo migliore, a mio avviso, per poter introdurre un personaggio che ti lascia incredulo. Quando la gente mi chiede, però potevi usare altri modi, io ho detto, ma queste cose sono reali, nel senso che molte persone che conosco con la pelle nera hanno fatto queste cose, hanno usato la candeggina, hanno usato la cipria, si sono pitturate con il rosa, si sono annullate, l'hanno fatto. E per me era importante anche quello, raccontare questo tipo di dolore. Questa disperazione, questa ricerca impossibile, perché poi è impossibile, solo che hai bisogno di una vita intera per capire perché è impossibile. E quella vita lì che passa, quella vita lì che accade, non ti dà delle risposte chiare subito, però ti riporta sempre a quell'armadietto. E per me era importante metterlo proprio come prima immagine. So benissimo che è tosta, è stata tostissima per me. Scriverla, eppure mi è arrivata nel bel mezzo di una notte di maggio e l'ho scritta subito ed è rimasta uguale come la prima stesura, perché quando le cose sono vere non ha senso lavorarci sopra, no? Quando le cose sono quelle, sono autentiche, non puoi cambiarle, cioè puoi migliorarle, però io mi ricordo che l'ho girata alla mia editor e lei mi disse ok, mettiamola come prima scena. Ho avuto dei dubbi. Però poi quando senti questa cosa devi anche fidarti, no? Delle tue stesse parole. E ti permette di entrare dentro qualcosa che soprattutto appunto magari se non sei una persona razzializzata, nera, che ha subito certe cose, magari neanche immaginavi che potesse esistere e allora entri in un mondo nuovo, diverso e magari incominci a capire delle cose che la vita magari prima non ti aveva mai detto. E intanto, allora, siamo in coda alla prima parte di almeno 2 pagine al giorno, spazio al GR di Popolare Network. A tra poco. Di almeno 2 pagine al giorno, questa settimana siamo in compagnia di Esperanza Kuzuimana con il suo primo romanzo, Tutta intera, uscito per Einaudi. Allora, insomma, mi sono segnato nella seconda di copertina una frase che ho colto da un intervento che hai fatto nella primavera scorsa del 2022, non era ancora uscito ovviamente questo romanzo, in cui tu parlavi alla Fondazione Sandretto anche della tua storia e tu dici che insomma anche basta parlare, me lo sono segnato sotto il titolo del libro, te lo faccio anche vedere, non ho segreti per te oggi pomeriggio. Nel senso che le nostre storie non sono solo tragedia, il nostro racconto è anche bellezza e gioia. E lo dicevi con grande forza, diciamo, nel senso che molto spesso cosa scatta, diciamo, no? Cosa scatta in noi, poi no, che abbiamo capito tutto della vita, no? Scatta, come dire, questo sentimento automatico, no? Questo pietismo, no? Nei confronti di chi ha delle storie complesse e complicate. Uso questo tono canzonatorio volutamente perché, come dire, parlo, diciamo, dei miei simili, diciamo. E invece, poi leggendo il tuo romanzo, questa che è una storia di inciampi, di domande, di frammentazioni, di pezzi, di poche risposte molto spesso, no? Di delusioni rispetto a delle aspettative. È un libro, me lo consentirai, Esperanza, luminosissimo. È un libro che sprizza luce da tutte le parti, perché c'è la vita anche di questi ragazzi che Sara Righetti segue in questo corso pomeridiano di potenziamento. Anche queste definizioni, insomma, mi fanno impazzire, nel senso che potenziamento di che? Perché si capisce molto bene dalla storia che tu racconti, ma dalle storie che noi conosciamo anche, che la vita di questi ragazzi è una
una vita che non ha bisogno di quelle schede sui verbi, diciamo, no? Per essere compresa, no? Questa è una vita luminosa ed è una vita che, nonostante tutto, è una vita che esprime bellezza a modo suo. Anche qui, forse ho detto troppe cose, insomma, dovrei anche lasciarti un po' più spazio, ma perdonami, insomma, questo libro mi ha scatenato tanti sentimenti e tante emozioni contrastanti tra di loro, insomma. Ma sì, ma sono le stesse emozioni che ho provato io scrivendolo. Come dicevamo prima, io ho iniziato a scrivere questo libro carica di rabbia, ma perché arrivavo da un momento, no, della mia esperienza di attivista, se poi possiamo usare questo termine, che negli ultimi anni ha preso veramente, non so, delle strade un po' particolari, secondo me. Arrivavo davvero da degli anni di rabbia, di frustrazione, di desiderio anche di rivalsa, perché poi se cresci in un paese che continua a negare quello che sei, a negartelo nelle pratiche quotidiane della vita, certo che la frustrazione incomincia a cambiarti la forma del cuore ed è brutto. Io a un certo punto mi sono dovuta fermare quando appunto scrivevo e dicevo: no, io ho troppo a cuore questa storia, ma ho troppo a cuore anche il desiderio di parlare di qualcosa di bello. Ed è qui sono arrivati i ragazzi e le ragazze di Basilici, no? Adolescenti, come li definiscono in questo paese, di seconda generazione, italiani con background migratorio, che hanno con loro una forza che io riesco a vedere solamente nelle nuove generazioni, una forza in cui loro non vogliono essere chiamati, non vogliono essere definiti, ma vogliono solo vivere, vogliono solo sognare, vogliono solo aspirare a qualcosa, a prescindere dalle loro condizioni, a prescindere da quanto razzismo possono subire, no? E questa per me è una forma di libertà straordinaria, e volevo raccontarla nella bellezza anche di una rivalsa che parte da frasi come: ma noi non ci interessa quello che dicono dall'altra parte del fiume. Noi siamo qua, ce le raccontiamo noi le nostre storie, noi siamo qua, esistiamo a prescindere di quanto possiamo sapere o no l'italiano, quando magari noi già sappiamo tre lingue. E quelle tre Esatto. lingue voi neanche le prendete in considerazione. Ecco, per me, pensando a quell'incontro alla Sandretto, è stato un confronto molto bello, ma anche molto tosto, nel senso che io ho incontrato queste classi del liceo di Torino e loro facevano le stesse domande che mi venivano fatte magari da dei giornalisti più grandi, più adulti, perché poi ovviamente noi ripetiamo certi schemi, noi cerchiamo di stare in quei canali lì, e quindi per me era stato fondamentale rispondere a quel ragazzo che mi chiese all'epoca se avessi subito degli atti di razzismo, che c'era ben altro. Come ho scritto anche nel mio primo libro, io sono tante altre cose oltre che essere nera. Certo che è brutto, certo che è faticoso, però di fronte a degli atti di razzismo, di fronte alla discriminazione, per me l'unica cosa possibile è la denuncia. La narrazione, che poi diventa una narrazione che va a soddisfare il desiderio di pornografia del dolore, non aiuta nessuno e non aiuta neanche le persone che hanno subito quella cosa e pensano, no, di poter avere una rivalsa, perché certo che è importante raccontare, però farlo in un paese che non aspetta altro che fare un titolo su questa cosa, no? E trovare l'argomento per poter stare in linea, no? Per poter seguire dei trend, è destabilizzante, è invalidante per quella che invece è la complessità di questa identità. Quindi per me, certo che poi, magari nei panel, magari quando faccio gli incontri, quando vado nelle scuole, racconto dei frammenti, però per me la cosa fondamentale è la dignità, mantenere la dignità in questo caso, nel mio caso, del corpo di una donna nera, poter dare a quel corpo, poter dare a quella storia un valore fatto di amore, fatto di luce, no? Come dici tu, è fatto di bellezza. Il corpo nero, le storie di persone nere, o comunque persone con background migratorio, possono essere e devono essere delle storie dove la rabbia combacia con la bellezza, con l'amore, col desiderio e anche con la tristezza, però sempre, sempre con dignità. E io ho cercato appunto di raccontare a questi ragazzini, anche sfociando nell'arroganza, anche Certo. sfociando nelle risposte, nei muri alzati, perché sono reali. Perché quella cosa lì, perché se si va nelle scuole oggi, trovi quella cosa lì, non trovi i ragazzini che stanno lì a dirti: oddio, ho subito razzismo, sono triste. Ed è importante, ribadisco, vorrei che fosse chiaro, è importante denunciare, è importante tenere traccia di quello che sta accadendo, della situazione che ormai da sempre, no? È sotto i nostri occhi. Però ricordiamoci anche che c'è bellezza e la bellezza deve essere celebrata ogni giorno, no?
Che meraviglia, la bellezza deve essere celebrata ogni giorno e in questo libro viene celebrata perché tu hai parlato anche del rapporto che tenta di costruire Sara Righetti con i ragazzi, no? Che segue il pomeriggio, no? Invece questi ragazzi alzano comunque dei muri, sono provocatori, no? Ed è un modo anche per provare anche a creare un legame, insomma, così lo interpreto io, perché a un certo punto Sara prova a immaginare quali possono essere gli argomenti per agganciare la loro attenzione, per permettergli di venire fuori, no? E gli chiede di raccontare da dove vengono e loro, insomma, rispondono molto chiaramente che ce lo chiedono tutti da dove veniamo. La domanda è vera e ti sto citando, perché vuoi restare? In tutto questo anche esiste un ulteriore dissidio interiore di Sara che è convinto di dedicare il suo tempo, no, a questi ragazzi, ma c'è il metronomo della storia, se mi permetti, che è un altro personaggio che ho amato moltissimo, che è il personaggio di Marta, no? Che credo sia il metronomo della storia e anche della vita di Sara, perché è l'amica di Sara che dice: no, guarda che sono loro che ti concedono il tempo, non sei tu che dai il tempo a loro, no? Sono loro che decidono se dedicarti un po' di tempo o meno, no? Perché quello che conta è quello che succede dall'altra parte del fiume, no? In quella basilici dove i ragazzi invitano Sara ad andare e Sara li spiazza perché a un certo punto dice anche: ma certo che vengo, perché, cioè, perché comincia anche a capire che c'è una crepa dentro quel mondo con i genitori che l'amano moltissimo e che però la definiscono una persona che è stata salvata, Sara nostra, no? A un certo punto Sara non vuole più vuole allontanarsi da questo elemento di salvezza perché sente che i pezzi che gli mancano stanno da quella parte del sele, no? Sì, assolutamente. Per me era inevitabile che questo incontro fosse un incontro fatto di tante parti, e tra cui appunto anche il rifiuto, la sfida, il fallimento. Io dico sempre, io sono cresciuta guardando i film dei primi anni 2000, film dove appunto c'era sempre questa narrazione di questo insegnante bianco che andava in un quartiere disagiato, nel quartiere del Bronx, aveva questo scontro con questa classe fatta di elementi sempre difficili. Però poi alla fine c'era una riconciliazione, si finiva tutti felici, la gita al mare, titoli di coda. E per me, sin da quando li guardavo da piccola, c'era qualcosa che non mi tornava, un po' perché avevo un rimando nei confronti di quella che era la mia esperienza scolastica, che era fuori di testa, non c'era alcun tipo di considerazione nei confronti di certi tipi di diversità. Motivo per il quale, un altro dei motivi per il quale io ho deciso di voler parlare della scuola, perché la scuola è il primo mondo che incontri fuori dalla tua famiglia. Ed è una palestra educativa, ma io parlo di educazione emotiva, Certo. pazzesca, pazzesca. E tutto quello che trovi fuori dalla scuola, tutto il mondo là fuori, è sempre una versione di un'aula, che ti obbliga, no, a confrontarti con gli altri. E poi io volevo provare a far sì che questi muri alzati da parte di questi ragazzini potessero essere delle risposte che però non sono facili. Sara non le trova subito, anzi, Sara la lasciamo, no? Senza cercare di fare spoiler, con tante domande, anzi, molte più domande del primo giorno di scuola, del primo giorno di questo corso di potenziamento. Eppure qualcosa è stato scalfito, tant'è che, appunto, come dicevi tu, a un certo punto capisce che lei non può continuare a pensare di entrare in una classe, dare tutto quello che ha, perché Sara è sicura, è quasi arrogante della sua cultura, della sua conoscenza della lingua italiana, di quello che i suoi genitori le hanno trasmesso in tutta la sua infanzia e adolescenza, ma non può continuare a pensare di dare qualcosa senza avere il coraggio di ricevere. E quello che riceve non è quello che si aspetta, perché questi ragazzini non le danno il contentino, non le dicono: Dio, che brava professoressa, grazie per averci salvato, vorremmo essere come lei. No, a loro non gliene frega niente. E quindi nel momento in cui lei decide di solcare, no, questo confine e di andare a vedere com'è la piazza o come sono dentro le case, lei capisce che si è perso un pezzo, ma un pezzo grande. E io volevo raccontare quella cosa lì perché per me è molto legata alla metafora del
In che mondo sei nato, in che mondo sei cresciuto? Qual è la parte di mondo che ti appartiene? Noi siamo questo, io in primis sono nata in Ruanda, ma sono cresciuta nella bassa bresciana. Questo ha creato in me una quantità di discrepanze che non riesco neanche a contarle, perché quando cresci nella parte giusta del mondo, ma arrivi dalla parte sbagliata del mondo, e uso giusto e sbagliato ovviamente come termini molto lineari, molto Certo. immediati, ma che hanno con sé tantissimi significati, ti chiedi cosa significa, ti chiedi cosa sei, a che cosa appartieni, che cosa devi fare, quante volte devi affrontare il fiume per far sì che diventi la stessa cosa, per far sì che queste cose possano combaciare. E probabilmente non basteranno mai le volte in cui tu passi da un mondo all'altro per cercare di capire che cosa ti appartiene, non basterà mai, però darsi il coraggio di poterlo fare, quello che cerca di fare Sara, ovviamente in maniera maldestra, senza strumenti, senza capirci bene, è quello che fa Sara. È tosto, tant'è che io ho voluto metterla accanto a un personaggio come Marta, che è un personaggio che anche lei è piena di contraddizioni, però ha una lucidità nello sguardo che è tipica degli amici che ti vogliono bene per davvero. Io ho questo mio amico che si chiama Yub ed è forse la persona che riesce il più possibile ad essere onesto con me. E io spero sempre che ognuno di noi abbia una Marta o una Yub che ti dice le cose per come stanno, sapendo, essendo consapevole che magari potrebbero farti, ti potrebbero ferire, ovviamente in superficie, però ferire per vedere cosa c'è, no? Sotto il sangue, per vedere se l'osso che si vede è qualcosa che ti appartiene o qualcosa che ti sei messo, ti sei inserito nel corpo per far sì, no, di poter appartenere per finta a qualcosa. E Marta è proprio quello, forse è un po' un grillo parlante, però un grillo parlante tosto che non lascia via d'uscita, nonostante ovviamente sia piena, no, di umanità, e l'umanità lo sappiamo è fatta di imperfezioni sparse. Assolutamente, ed è un, ripeto, insomma, un personaggio splendido dentro un romanzo altrettanto splendido. Intanto siamo al secondo passaggio musicale e insomma recuperiamo quell'elemento da cui quasi siamo partiti, che è quello del rap, dell'hip hop. Parliamo e ascoltiamo di Fula, Mal d'Africa. E questa è Mal d'Africa di Fula, uscito come singolo il 10 aprile del 2020 per l'etichetta indipendente La Pop. E qui parliamo, Esperanza, di un artista di origini senegalesi, insomma, che credo, insomma, si stia affermando anche, diciamo, artisticamente, perché racconta perfettamente, diciamo, la storia diciamo, di un ragazzo che ringrazia l'Italia, cito adesso il testo, no? Che gli ha fatto da balia, però in realtà insomma, ha questo richiamo fortissimo con quello che è insomma, la terra di provenienza, no? Perché lui dice in realtà nel testo che voi conoscete, insomma, in Europa sapete tutto dei diamanti, del Sahara, però non conoscete chi sia stato Lumumba, chi sia Senghor, no? Questo meraviglioso politico e poeta senegalese, insomma. E c'è questa nostalgia molto forte, diciamo, per la terra di provenienza da parte di Fula, no? Ho anche provato anche a comprendere meglio, come dire, le origini di questo artista e anche da alcune interviste viene fuori che ha, insomma, le idee molto chiare rispetto anche alla sua posizione, diciamo, nel mondo, anche come artista e come intellettuale, mi permetto anche di aggiungere. Tu perché ci proponi questo pomeriggio, in particolare questo brano e questo artista, insomma, Fula? Ma io ho questo testo, io appunto ho questa deformazione professionale che mi piace tanto ascoltare musica, però il mio approccio è proprio legato ai testi, prima di Certo. tutto. E la prima volta che ho ascoltato questo testo eravamo in piena pandemia e le emozioni che ha scatenato in me sono state fortissime, perché per la prima volta sono riuscita a trovare in un testo solo
l'essenza di quello che proprio in quel momento stavo scrivendo, perché poi stavo scrivendo questo libro. Ed è stata una connessione potentissima. Fulò è riuscito a raccontare le sensazioni di una generazione, no? Le sensazioni di qualcuno che si sente diviso, ma in quella divisione ci vede della forza, no? Questo mal d'Africa, una parola che è diventata, no? Parte di un lessico che narra le esperienze, usiamo questo termine, esotiche da parte dell'Occidente. Occidente, Certo. e invece lui si è ripreso questa parola e ha voluto raccontare un'altra storia, una storia esattamente con lo stesso intento che ho provato ad avere io, no? Una storia dove i protagonisti sono le persone che con quell'Africa lì, con quel continente, hanno delle connessioni fatte di sangue, fatte di cultura, fatte di tradizioni, fatte di volti, di famiglie, di esperienze, di vita tangibili e che nessuno gli toglierà mai. E per me è stato proprio salvifico ascoltarlo in quel momento ed è una canzone che mi accompagna tantissimo, l'ascolto spesso e mi riconnette con qualcosa. E poi appunto è stato molto anche bello trovare il nome del mio paese all'interno di una canzone, no? A un certo punto lui fa l'elenco di vari paesi Certo. africani e per me è stato un colpo, mi sono sentita vista, che forse è una delle cose più potenti che possono capitarti quando magari appunto il tuo paese di origine non lo conosce nessuno o se lo conoscono solamente per dei fatti negativi. Per me Fula ha fatto un grandissimo lavoro anche con gli ultimi lavori che ha portato, gli ultimi singoli. Lui è tornato in Senegal perché ci torna spessissimo e ha lavorato con artisti senegalesi. Anche questo secondo me è un grandissimo modo per mantenere quella connessione con le proprie origini. E mi piace l'idea che ci sia una generazione di persone italiane di origini africane, quindi afrodiscendenti o italo-africane, poi ognuno anche qua sceglie il termine che più gli conviene, ma soprattutto con cui si sente meglio. A me piace utilizzare il termine afrodiscendente. Ecco, mantenere questa connessione, avere sempre una finestra aperta fatta di bellezza, di ricordi, ma anche di dubbi, no? Di rabbia, perché poi Fula parla anche della situazione politica che c'è in Senegal, con tantissime contraddizioni, con tantissimi problemi, e tiene, ribadisco, questa finestra aperta per farci vedere che passano tante cose, siamo fatti di tante cose, anche quello è un concetto che ho cercato di mettere nel libro. Siamo fatti di tante cose e quella parola Mal d'Africa le contiene tutte con un respiro fatto di nostalgia, ma anche di rispetto, di amore nei confronti delle proprie origini. Per quanto riguarda la seconda pagina che tu ci segnali, insomma, delle due, a pagina 94, insomma, si parla anche di storie e della storia e delle storie di Basilici che non finiranno mai dentro i libri, no? Perché Sara insiste, come dire, con i libri, prova, insomma, ad attirare i ragazzi, insomma, rispetto alla biblioteca della scuola, i libri, perché c'è un libro per ognuno, c'è una storia per ognuno, ma i ragazzi non ne vogliono sapere, nel senso che le loro storie, come abbiamo già detto, sono altrove, e se vogliamo delle storie, si legge a pagina 94, ce le racconta il Rev giù al fiume. Poi noi abbiamo già le nostre, risponde Kostenko, quasi a trascinare gli altri. Quelle le scegliamo noi. E se ci fossero anche nei libri della biblioteca della scuola queste storie che cercate, mi attacco ancora alla speranza, dice Sara. Ma profe, ma chi la mette Basilici dentro ai libri? C'è questa, come dire, questo disincanto totale da parte dei ragazzi, no? Che insomma sono convinti che il luogo in cui vivono sia un luogo che non entra dentro la letteratura e dentro i libri, se non nella cronaca, no? Perché poi c'è anche un fatto di cronaca Esatto. all'interno della storia di questo romanzo. Insomma, allora lì, quel luogo diventa, diciamo, salta agli onori della cronaca perché è un luogo in cui c'è violenza, c'è, insomma, disordine e via dicendo. Insomma, comunque l'ostinazione di Sara rispetto ai libri è un'ostinazione che, tra l'altro, per quello che conta, è un'ostinazione che condivido anch'io perché, insomma, dentro questa trasmissione molto spesso è venuto fuori e viene fuori che comunque le storie contengono, i libri contengono storie alle quali molto spesso noi proviamo ad aggrapparci anche per rispecchiarci, no? E questo anche viene detto, insomma, dal mio punto di vista, Sì. dentro il tuo romanzo, Esperanza.
Sì, per me era fondamentale. Io ho un amore nei confronti dei libri, lo dico sempre che i libri sono stati la mia famiglia, la mia educazione, i miei amici e lo sono tuttora. Eppure ho dovuto fare un lavoro prima di tutto su me stessa e poi all'interno di questo libro in cui ampliare l'orizzonte, ampliare lo sguardo, cambiarlo, perché dare per scontato, no, che solamente tramite certi canali culturali le cose possono cambiare, le persone possono essere definite intelligenti, è limitante, quasi anche classista. E per me questo libro è un libro contro il classismo. Lo è nei margini, no, dello sguardo di Sara, dell'educazione che ha ricevuto. Lei è tutta felice perché a un certo punto prende i libri della sua infanzia e li porta a questi ragazzi convinta, no, che loro la ringrazieranno, che loro leggeranno, saranno migliori, diventeranno come lei, no, cercando di fare un po' le veci di suo padre, questo padre un po' eroe che è l'insegnante del liceo, che ha questi alunni pazzeschi in cui lui riesce a riconoscere i talenti, un padre che la cresce con l'amore per la lettura, per le parole, con questi giochi di parole che loro fanno. Lei entra in questa classe al pomeriggio ed è convinta che quella sua educazione sia l'unica educazione possibile. E per me l'incontro è la possibilità che ognuno di noi ha nel scoprire che forse i nostri canoni non sono gli unici, non sono per forza sbagliati, ma non sono gli unici. Davvero per me incontrare nelle classi ragazze e ragazzi che parlano tre lingue da quando hanno 7 anni, che come dico, sanno pagare le bollette da quando ne hanno 10, fanno la spesa da soli da quando sono alle elementari, che sanno gestirsi con un livello di autonomia e di indipendenza che in Italia non è pensabile, eppure loro riescono a mantenere questa cosa stando in casa in territori italiani, e quindi portano, no, questo patrimonio culturale in questo paese. E quell'incontro delle culture, perché Sara è come loro, ma non è come loro, soprattutto a livello culturale, per me è fondamentale anche per riconoscere in me e nel lettore che si trova a leggere questa storia il fatto che il libro che sto leggendo può essere strumento, ma per altri può essere limite. L'accessibilità alla cultura è uno dei discorsi che a me sta più a cuore, perché certo che è bellissimo, come hanno fatto in alcune regioni, dare la possibilità ai bambini delle famiglie ben abbienti, che guarda caso, a maggior parte delle volte sono anche straniere, dare la possibilità di andare nei musei. Però davvero quello è l'unico modo, ma non perché i musei non siano belli, non perché andare al cinema non sia bello, ma perché non ci mettiamo in ascolto? Perché magari davvero, come dice Kostenko, loro ce l'hanno già le loro storie, ma noi non vogliamo ascoltarle. Perché? Perché diamo per scontato che le nostre siano migliori, diamo per scontato che leggere certe cose sia meglio che vivere altri tipi di esperienze. E quindi volevo mettere Sara di fronte a questa cosa, che è un limite, però il limite non ti deve per forza obbligare a rinunciare, a scappare. Non ti deve obbligare a dire ok, allora niente, allora scusa, mi sento in colpa, non faccio più niente, perché quella poi è la reazione di base. Quando si parla di antirazzismo, la maggior parte delle persone, quando si parla della questione del privilegio, poi entra in crisi, dice no, scusa, io non volevo, mi vergogno, mi sento in colpa. No, perché quella roba lì è una giustificazione che tu ti stai dando, perché chiedendo scusa, certo che metaforicamente fai un passo indietro, ma ti proteggi. Invece per me, almeno io ho scelto di vivere senza protezioni questa cosa. Ed è difficile perché vivo in una realtà di contraddizione. Io ho dei privilegi, magari rispetto al mio amico Ayub che non ha cittadinanza. Io la cittadinanza l'ho presa per adozione. Però questo non significa che io non possa riflettere su questa cosa e capire. Non devo cambiare il mondo, però almeno essere consapevole di esserci e di poterlo vedere, di vedere queste differenze e magari anche imparare qualcosa da qualcuno che ha dovuto utilizzare altri strumenti che non sono né migliori né peggiori dei miei, sono solamente altri. E secondo me davvero è la grande opportunità che abbiamo in questi anni per poterci arricchire, perché siamo un po' poveri di esperienze e anche di storie, tra l'altro. E i temi sono davvero infiniti, noi siamo in coda, però insomma ci sarebbero da citare ancora tanti temi. L'approccio dei genitori a questo amore, no? E scopriamo leggendo questo libro che in realtà l'amore dei genitori nei confronti di un figlio che viene adottato non basta perché è necessaria la comprensione, lo studio anche del luogo di riferimento, dei riferimenti culturali, del luogo da cui arriva quel figlio o quella figlia. È interessantissima la
parte dedicata anche al linguaggio, alla lingua di questi ragazzi, no? E vorrei che se tu riuscissi in pochissimo a raccontarci come hai fatto a lavorare intorno alla lingua, perché questi ragazzi inventano ogni pomeriggio una lingua diversa e tu volutamente, con una scelta anche politica, aggiungerei, no? Come dire, lasci quelle frasi che loro esprimono e che dicono in corsivo senza tradurle, perché è un linguaggio che ha la sua dignità proprio perché è un linguaggio che è autonomo e viene da questi ragazzi. Insomma, che lavoro hai fatto su questa lingua? Insomma, immagino che, insomma, o no, insomma, me lo direi tu, che qualcuno ti avrà anche suggerito di mettere le note a piè di pagina con la traduzione. Insomma, credo che, insomma, No, è che lo sapevo già. Io quando ho iniziato a scrivere questo libro sapevo già che volevo quelle frasi in lingua, no? Come si dice, senza traduzione, perché questo libro doveva stare vicino alla realtà. E io che davvero frequento persone in seconda generazione, quando i miei amici, le mie amiche parlano nelle loro lingue madri, no, io non so cosa dicono. E a me piace tanto il fatto che anche quello sia uno strumento, un atto di fiducia. Potrebbero parlare malissimo di me, potrebbero non farlo. Però io sto lì e sto in quella cosa che è il fastidio, che è la fatica. Perché il fastidio di non sapere che cosa si dice, di sentirsi esclusi, è una cosa che volevo far provare anche al lettore. Deve sapere cosa significa questa cosa. Certo che non sono frasi fondamentali che cambiano le sorti della trama, però ho voluto metterle, ho voluto sparpagliarle per dare anche l'impressione di quello che prova Sara. Sara non capisce e Sara però si sente padroneggiare la sua lingua italiana in una maniera straordinaria e invece questi ragazzi la fregano perché hanno altri Esatto. strumenti e per me era fondamentale riportare anche questa cosa qua e grazie ai miei amici e alle mie amiche che anche adesso che si sta facendo l'audiolibro è bellissimo perché è fatto di tante connessioni questo testo. I miei amici mi hanno aiutato lì. L'artista della copertina è un'artista sudafricana pazzesca. La persona che mi ha fatto le fotografie per l'ufficio stampa è una ragazza, una fotografa professionista di origine marocchina che è bravissima. Io ho voluto che questo libro uscisse dalle pagine e fosse veramente la cosa più collettiva possibile. E spero tantissimo che ci permetta, no, di vederli questi muri, perché abbiamo bisogno di vedere dei muri per avere il desiderio di scavalcarli, secondo Abbiamo me. bisogno di vedere questi muri, permettimi anche di aggiungere che insomma, abbiamo bisogno anche di schiantarci contro questi muri e di Sì. farci male. E vorrei anche dire che l'illustrazione di copertina è di Andile Bokweni, spero di aver pronunciato correttamente. E ci sono ancora 1 milione di elementi dentro questo libro, ci sono delle scene che sono cinema puro, fammelo dire, insomma, insomma da lettore che ha goduto nella lettura di questo libro. Le zie del sesto piano ci restituiscono quasi, come dire, il cinema di Spike Lee, fammelo dire, insomma, io ho questo background e ho visto queste scene. E poi l'immagine di questo fiume, così come lo definisce uno dei personaggi, un Midi del libro, no? Paul Bonafede, se non sbaglio, che dice di essere come il fiume e anche di Basilici il fiume, non solo della città, sta lì in mezzo e scorre e se vuole scappa via. Questo libro non scappa via, questo libro è nato ed è stato pubblicato per restare dal mio punto di vista assolutamente ed è tutta intera di Esperanza Kuzuimana, insomma, di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. Esperanza, noi siamo in coda a questa conversazione, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, per averci dedicato il tuo tempo. Grazie Spero che sia stato un buon tempo anche per te e grazie ancora per essere stata da almeno 2 pagine al giorno. a voi. Grazie mille, davvero, è stato bellissimo. Grazie, grazie ancora. Allora, buon proseguimento di serata e noi siamo giunti al termine della puntata numero 15 della prima stagione di Almeno 2 pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 29 gennaio a mezzogiorno, e il podcast audio e video sarà disponibile dal lunedì sul sito rbe.it. Grazie come sempre a Matteo Crespo per l'assistenza in regia, a Michele Comba per la regia video. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, sempre alle 17 per la puntata numero 16 di Almeno 2 pagine al giorno del sabato. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano di Almeno 2 pagine
pagine al giorno, dal lunedì al venerdì, in onda alle 10, la cultura nel web, nei giornali, insomma le news, gli approfondimenti e le idee che ci piace condividere con voi. E come sempre ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare, perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti. Thank you.